Ciao a tutti ragazzi, allora video iper richiesto, richiestissimo, issimissimissimo, insomma avete capito, video su come faccio i capelli mossi, mossi barra ricci. Ora sono un pochino più piatti perché non, perché ieri sera quando ho fatto la tinta, poi ve lo dico anche dopo, quando ho fatto la tinta ho messo poi troppo balsamo, quindi sono ipermorbidi e anche facendogli la piega comunque non ha preso granché. Cioè ha preso, però non come quando lavo i capelli normalmente, ecco. Comunque il risultato a me piace anche così, a me piacciono sia mossi che ricci, anzi devo dire che mi piace il riccio quando scende che non quando è troppo riccio. Che dire, il procedimento è davvero semplicissimo. Io utilizzo due fasce, il metodo classico è con una fascia, che è quello che avevo scoperto io, cioè, anzi io avevo scoperto mia madre che l'aveva visto in TV e mi ha detto, me l'ha fatto, cioè mi ha detto come aveva visto che si faceva, allora io ho provato e con una fascia vengono molto bene, soltanto che al centro dei capelli, soprattutto se volete fare appunto le ciocche che si aprono da tutti e due i lati, non venivano bene la parte dietro dei capelli, praticamente non prendeva assolutamente niente, insomma non veniva bene uniforme, riccio, venivano bene solo praticamente i ricci dei lati e poi il resto andava a farselo mettere. Ed è anche per questo che ho aspettato così tanto per farvi il video, perché volevo, cioè stavo proprio cercando di capire come fare per migliorare questa cosa e ci sono riuscita insomma da sola. Io non ho trovato nessun altro tipo di video di cui nessun altro che abbia utilizzato questo metodo, diciamo che penso di essermelo inventato io, poi magari qualcun altro l'ha già fatto insomma, ma io non so se è così, ecco. Quindi la miglioria che ho provato io è che invece di utilizzare una fascia ne utilizziamo due, possibilmente larghe uguali dello stesso materiale, magari io vi consiglio di quando le prendete ne prendete due di uguali e dello stesso spessore, altrimenti vi vengono già comunque dai lati vengono diversi di loro insomma, quindi io vi consiglio proprio di prenderlo uguali. Io vi consiglio queste qua più morbide, tipo in spugna, in modo che siano comode per quando andate a dormire, perché se ne avete due in testa di quel materiale più rigido vi potrebbe venire un po' di mal di testa, almeno a me è venuto, poi dipende dalla persona. Queste qua comunque sono più morbide, sono più confortevoli, sono più comode, quindi insomma io vi consiglio queste fatte tipo così e che costano un euro scarso, quindi insomma trovo che sia un acquisto fattibile da chiunque. E niente, un metodo veramente facilissimo, ci si mette, guardate, 3 minuti scarsi, 5 minuti faccio per farla grande, metterle, 3 minuti a toglierle, veramente una cosa semplicissima. Io vi consiglio di lasciare però in posa tutta la notte, perché non utilizzando appunto il calore ha bisogno di un buon tempo di posa, e vi consiglio di farlo quando avete appena lavato i capelli e li avete asciugati un po' con il phon, cioè devono essere quasi asciutti, non del tutto, lasciateli un pelo umidi in modo che il riccio prenda di più. Magari qui vi posto una foto di quando li avevo fatti proprio in modo strong, cioè li avevo lasciati asciugare un po' di più di notte con la piega fatta con le fasce, e vedete che mega ricci mi sono venuti. Non vi spaventate quando andate a vedere il tutorial perché sono struccata, cioè struccata, non sono proprio struccata, ma quasi. E ribadirò, si dice così, un sacco di volte che questa cosa è veramente semplicissima e spero che la farete in tante, perché secondo me è davvero una figata di metodo, perché non occupa tempo, non vi fa smadonnare con forcine, becchi d'oca e altre minchiatine varie. Cioè veramente una cosa veloce, facile, pratica. Se siete a casa tutta una giornata potete lavarvi i capelli la mattina mentre ve ne impiega, la sera avete la piega fatta, insomma, se non potete tenermele su di notte e avete la giornata libera. Quindi comodissimo, davvero, io ve lo straconsiglio. Io da quando faccio i capelli così non ho più utilizzato assolutamente niente, se non per andare al Cosmo, però ho utilizzato il ferro perché dovevo essere iper perfetta. Io però era una mania mia in realtà, quindi insomma
niente di che, cioè sono io che sono folgorata, quindi non fateci caso. Comunque, veramente metodo utile anche d'estate, secondo me, perché non avete così i capelli tutti addosso che fa un caldo della Madonna, sono messi in piega oltretutto, quindi la figata più figata del mondo. Niente, io vi lascio il video tutorial e ci vediamo tra poco. Ciao! Allora, ho tolto lo sfondo bianco perché tanto non ci sto nella inquadratura. Non vi spaventate, sono col mio trucco minimal da primo turno di lavoro. Spero che riuscirete a vedere tutto. Sì, ho la felpa perché di mattina, nonostante sia il 4 giugno, è un freddo cane. Allora, fare questa messa in piega è davvero semplicissimo. Ora io vi faccio vedere così che sono senza trucco perché dopo così posso registrare un tutorial e fare un po' di cose, insomma intanto così i capelli riprendono la piega. Questa io l'ho fatta stanotte, sono un po' flosci perché ieri avendogli fatto la tinta ai capelli, cose di cui vi parlerò in un altro video dove vi spiego come ho praticamente distrutto i miei capelli, di come li sto cercando di sistemare, delle tinte che sto testando. Di tutto questo vi parlo appunto in un altro video specifico. E appunto li ho fatti ieri sera, adesso li vedete molto mosci perché avevo messo la vasellina per non spoccarmi il viso e a quanto pare un po' è andata sui capelli quando sono andata ad asciugarla, non si era tolta bene e quindi mi si sono ammosciati e poi comunque li avevo. Ho risciacquato la tinta con il balsamo, quindi erano morbidissimi, cioè sono ancora morbidissimi, quindi la piega ha tenuto poco. Però io quando lo faccio normalmente mi vengono dei bei riccioni, sapete, li avete visti in più di qualche video, proprio dei bei riccioni grossi e mi tengono abbastanza, devo dire. Non mi posso lamentare per essere un metodo così casalingo. Comunque, veniamo al dunque. Per fare questo ci servono due fasce per capelli, non una. Con una è il metodo classico, sia perché sono più morbide, ma anche se ce le avete leggermente più dure va bene lo stesso. E andiamo, spero di riuscire a farvi vedere, andiamo a separare in due, non serve che siate precise, cioè fate tutto come vi viene, i nostri capelli, tipo così insomma. Andiamo a mettere la prima fascia. Senza essere assolutamente precisi né niente. Ecco, io ora mi sono dimenticata di prendere la spazzola, sarebbe meglio averla. La mettiamo così, la prima. E incominciamo, e voi dovete prendere solo la vostra ciocca di destra o di sinistra, insomma, fate come vi pare, è uguale. E prendiamo una prima ciocca di capelli, potete, dipende da voi se volete fare tutte fine o tutte grossi, allora penso di prendere un pochino più spesse per far prima, perché tanto ora non prenderà granché, cioè giusto per fargli mantenere la forma. E tirate bene, vedete? È facilissimo. Prendete un'altra ciocca e tirate bene. Prendete un'altra bella cioccona. Passate sotto e tirate bene. E lo fate, adesso io spero che mi si veda. Spero. E lo fate fino alla fine di questa parte di capelli, praticamente questa parte di qua non la toccate mai. E andate fino alla fine della vostra ciocca. Ok, spero si sia visto. E ora abbiamo fatto una parte, così vi assicuro vengono molto meglio con due fasce. Potete farlo anche con una, però come vedete qua i capelli finiscono molto in qua ed è solo metà parte di capelli. Se voi avete soprattutto i capelli lunghi, in mezzo non riuscite a farli venire bene, cioè vengono sempre male in mezzo e dai lati vengono belli, però la parte in mezzo non viene bene. Mentre così vi vengono bene anche tutta la parte dietro dei capelli.
Comunque, ora andiamo a prendere la nostra seconda fascia, la piazziamo a caso sopra a questa. Io di solito cerco di mettere la seconda sopra ai primi boccoli in modo che stia anche coperti e quindi stiano più al calore. Insomma, cerco proprio di sovrapporle, però non è necessario. Insomma, io stanotte l'ho messa proprio la cazzo di cane. E ora prendete la vostra prima ciocca e la fate passare, la passate sopra e poi col dito tirate fuori, in modo che ogni lato della testa, insomma di queste due ciocche, abbia la propria fascia, così da che possa finire tranquillamente a fare tutto bene il giro della fascia. Come vedete è una cagata, ci mettete veramente 5 minuti a fare questa roba prima di andare a dormire. L'unica pecca è che io non riuscirei ad andare a dormire così se sono col moroso, quindi insomma, vabbè, intanto finisco poi vi chiedo. È lo stesso procedimento, cioè dovete solo far girare la ciocca intorno alla fascia, quindi insomma non ci vuole una laurea. Ora io questa non la tengo sulla fronte perché mi dà fastidio, la paro in su così, ecco, così vi viene una bella piega che vedete, che avete visto all'inizio del video e che vedete tra 3 secondi, vi faccio vedere insomma quando la tolgo, quindi io ora devo fare un trucco, devo registrare tutorial, quindi insomma ci impiego un pochino, ecco, non vedo l'ora di spegnere, io così mi vedo abbastanza ridicola, però sono proprio senza trucco, però vi assicuro che viene bene, vi faccio vedere dietro. Ci vediamo tra poco, ciao! Allora, ora mi sono truccata, sono passate un bel po' di ore e vi faccio vedere com'è il risultato, vi faccio vedere come si tolgono, a parte che mi sembra quasi assurdo farvi vedere come si tolgono perché cioè, non c'è un cazzo da far vedere. Comunque, io li sfilo così e poi pian pianino cerco di... cioè sarebbe meglio se li faceste una alla volta, adesso io non ce l'avevo voglia. Vedete, volete fare i capelli mossi, io vi consiglio di non mettere il balsamo quando li lavate o di metterne davvero poco e di farvi un risciacquo casomai con acqua e aceto o con l'acido citrico in modo da ammorbidirli, ma se non mettete il balsamo la piega vi dura molto di più. Ora come vedete sono venuti dei bei boccoli, cioè questo è proprio un boccolo, anche di qua sono venuti abbastanza belli. Io ora li spazzolo con questa anche dietro, vi faccio vedere come sono venuti, spero si sia visto qualcosa. Comunque insomma dietro vengono bene, adesso non so se ci devo messi male o come, comunque pettinati. Ma poi comunque l'intensità del vostro riccio dipende se prendete le ciocche più larghe o se le fate fine a fine e andate avanti facendo ciocca fina, ciocca fina, ciocca fina. Se invece fate ciocca grossa più o meno il risultato è questo, che comunque a me piace molto. Questo è il risultato dei capelli fatti con le due fasce. A me piace molto, è comodo da dormire, non dà fastidio. Ci si mette davvero poco e
Insomma, cioè, il costo è nullo praticamente, queste cose costano 2 euro, cioè non c'è un difetto di questo metodo che sia uno, cioè non c'è proprio mezzo, l'unica cosa è che siamo abbastanza ridicole se dobbiamo andare a dormire con qualcuno. Infatti io sto cercando, ditemi voi se sapete, se ne conoscete, se sapete dove si possono comprare, delle specie di cuffie fatte di asciugamano, fatte tipo con il materiale dell'asciugamano, che si mettono, hanno proprio la forma di tipo di un mini turbante, carinissimi, che mi piacerebbe prendere per quando magari mi faccio queste cose, poi mi metto sopra quello e, non, e posso andarci a dormire anche se magari sono col fidanzato, insomma, o con qualcun altro, ecco, quindi senza dovermi così vergognare, anzi, perché sennò non le metto se sono con qualcun altro, quindi. Anche no. E, ecco, questa è l'unica pecca che però per me è lo stesso per i bigodini, per le forcine, per qualsiasi altra cosa. Insomma, questo è il risultato. Ditemi se lo conoscevate. Io penso di essere quella che si è inventata la cosa delle due fasce, perché io non ho trovato nessun video, nessun blog, articolo, nulla di nulla che parlasse di due fasce. Ho trovato sempre quelli con una fascia, che se volete potete provare il procedimento lo stesso, soltanto che quando voi arrivate a fare la parte dietro della testa non vi viene bene. Solo se volete fare i capelli che si aprono dai lati. Se li fate così che si aprono dai lati, cioè che vengono i ciuffi aperti, dietro non vi verranno bene, non verranno assolutamente mossi. Se invece a voi piace avere un lato che gira di qua e invece l'altro che chiude così, potete farlo tranquillamente con una fascia solo e voi fate il giro fino alla fine con tutti i vostri capelli. Ma magari vi faccio un altro video se volete vederlo diverso. Ditemelo voi, io vi faccio vedere, insomma, anche se è veramente una cavolata. Niente, quindi ditemi se il video vi è piaciuto, se lo trovate interessante e soprattutto ditemi se lo fate e fatemi sapere come vengono i vostri capelli, insomma. Io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao a tutte!